Il Consiglio regionale ha completato i suoi lavori esaurendo gli argomenti all'ordine del giorno della seduta. Con l'approvazione del bilancio consolidato 2022 dell'Assemblea, il bilancio di previsione 23-25 dell'ATERP, il rendiconto 2022 della stessa agenzia. Approvate anche modifiche e integrazioni all'articolo 39 della legge finanziaria regionale. Antonio Lo Schiavo del gruppo misto ha ricordato di aver sollecitato un focus sugli enti pubblici e strumentali per affrontare la problematica comune sui bilanci ingessati, sulla difficoltà di riscossione dei canoni. Serve fare il punto, ha detto, e capire cosa debba essere modificato e cosa non funziona. Poi abbiamo discusso e abbiamo approvato anche il rendiconto 2022 dell'ARPACAL. Io ringrazio il generale Enrico e tutti i suoi collaboratori per il prezioso lavoro che stanno svolgendo sul territorio, e anche su questo interverremo da qui a breve con una modifica alla legge regionale per cercare di dare maggiore respiro a quelle che sono le attività dell'ARPACAL, per cercare di dare manforte alle preziose attività che svolgono giornalmente. L'abbiamo visto quest'estate, soprattutto per quello che sono state le verifiche che hanno fatto sui nostri mari, sui siti inquinati, sui rifiuti. Oggi abbiamo quindi centinaia, migliaia di studenti che hanno iniziato i primi giorni di scuola senza poter seguire le lezioni come i loro compagni. C'è un'accelerazione rispetto agli anni passati, mi auguro che da qui a qualche settimana i fondi arriveranno, però è sempre troppo tardi, quindi il mio auspicio è che per il prossimo anno, già nel mese di luglio, vengano stanziate le risorse e che al suono della prima campanella di scuola tutti i ragazzi potranno seguire le lezioni allo stesso modo.